giustizia, il secondo argomento è questo. Il Ministero dell'Interno Agili, che è l'Agenzia per l'Italia Digitale, che è del Ministero dell'Interno, ha organizzato un hackathon. E uno dei cittadini iscritti in quei laboratori che io cito sempre ci ha segnalato la notizia e dice: ma perché non proviamo a partecipare? Allora abbiamo provato a partecipare, abbiamo coinvolto Sella Lab nella scrittura della candidatura. Ovviamente capitanerà un po' tutto Sella Lab perché hanno le strutture. Insomma, questa candidatura è andata bene, siamo una delle pochissime città al di là dei capoluoghi di regione che erano già stati selezionati inizialmente. Nel nord Italia c'è solo Biella al di fuori di questo Piemonte, ma anche Lombardia, Veneto, c'erano... No, il Veneto c'è qualcosa, non c'è Lombardia e c'è a Genova, poi c'è Torino, Biella, Genova... Sono molto, molto poche. Allora, l'abbiamo scritto insieme a Sella Lab e chiedo a Cristian Clarizio di raccontare un po' di più che cos'è, sia che cos'è un hackathon, perché magari non lo sanno tutti. Allora, l'hackathon è sostanzialmente una maratona di sviluppatori, la parola è proprio Hacker Marathon, che si terrà il 7-8 ottobre in comunione con tutte le altre città d'Italia, quindi un hackathon diffuso. L'obiettivo è quello di riunire appunto menti, sviluppatori, studenti che vogliono collaborare per creare dei programmi e dei progetti che possono aiutare la pubblica amministrazione a digitalizzarsi. Ci saranno 6 tematiche date direttamente appunto dal team per la trasformazione digitale di Agit, che verranno sviluppate in una 48 ore continua, partendo appunto al mattino del 7 e terminando alla sera dell'8 di ottobre. Crediamo che per noi e per il territorio sia comunque un'occasione importante di visibilità anche a livello nazionale, e sicuramente qui non poteva esserci una sede migliore, sia per quello che è diventata agenda digitale per il territorio che per la collaborazione che comunque c'è anche con le scuole. Tra l'altro, appunto, alle scuole, magari se ci sono dei ragazzi che volessero parteciparvi, sono assolutamente i classici nerd, magari che vogliono provare a fare qualche cosa di diverso, assolutamente aperto a tutti. Ma il luogo in cui la Biella si svolge è il luogo sarà proprio in Sella Lab, sì. Allora, ricordiamo che sarà il più grande hackathon realizzato in Italia, proprio per il coinvolgimento di 20 città che lavoreranno insieme. 20 città sono 20. 20 città, vi ho lasciato il link sul comunicato stampa dove sul sito trovate sia le sfide che sono state lanciate e sia proprio tutte le cittadine coinvolte. Hai voglia di venire a presentare gli informatici? Certo, sì. Perché se fosse una persona strana nella scuola funziona molto di più che certo. Se io l'insegnante che glielo dice, che sembra quasi andate lì. Invece se vieni direttamente tu, nella Sella Lab. È molto particolare, queste persone arrivano, questi sviluppatori arrivano, lavoreranno in postazioni di lavoro che ci sono a disposizione, come c'è lo spazio di coworking di Sella Lab, mettiamo delle brandine perché comunque ha una certa perché è continuativa e quindi dovremo mettere a disposizione quello, dovremo mettere a disposizione dei pasti, sì. L'idea è che potrebbero arrivarne tra 20 e 40. Sì, esatto. Siccome non c'è un precedente, ci stiamo veramente brancolando un po' nel buio, però è una sfida troppo carina questa. Sì, quindi poi vi aspettiamo che veniate anche a vedere la mia. Dando poi l'invito sabato quando parte, e magari si inizia a fare una foto, che è quel sabato lì è carino, il momento della video. Voilà, che con questo metteremo aggiornati. Ah, ecco, se abbiamo bisogno delle brandine allora le hanno, questo è perché effettivamente ne abbiamo bisogno. Protezione civile ne abbiamo solo 8, per cui qualcosa da centinaio perché abbiamo i corsi. Questa è la classica dimostrazione di come funziona il patto, è tutto così. Però sembra banale, basta parlarsi, sembra, invece non lo è affatto, perché se lo sei già in comunicazione. Perché qua vi siete trovati perché non è
se ci si trova un tavolo di lavoro in cui ci sono sempre le stesse persone, difficilmente poi si trovano le sinergie, no? Per scambiarsi. Invece questo è un tavolo vario, multiplo, perché c'è il sindaco, c'è il preside. Poi c'è il privato, abbiamo Vancestello, ma abbiamo anche UPB, ma abbiamo anche altri privati, la fondazione CNA, abbiamo Casa. Insomma, ci sono questi partner che almeno li conoscete e vengono sempre fuori risorse, vengono sempre fuori idee anche di lavoro, però questa cosa dà una certa, come dire, un po' di fermento. Domanda. UIB sempre latitante. UIB non è nel patto. È uscita. Cioè, non è mai entrata, non ha mai formalizzato l'ingresso. Sì. Quindi non la contiamo. No, nel fatto no. Ecco, serve il suo ruolo istituzionale, per cui come sono cose che riguardano naturalmente, che anche fuori dal nome. No, però è sintomatico il fatto che non ci sia. Perché? Non è vero. Diciamo che non è vero. Le porte sono aperte. Noi abbiamo un avviso pubblico che è sempre valido. Il mondo della scuola, ancora che ricada sotto il pubblico, il privato. Gli industriali di Biella non ci sono, parliamo, insomma. L'ho appena detto, noi l'avviso, abbiamo fatto un avviso pubblico per l'avvisione a impatto, è sempre aperto, tant'è che Vigliano sta entrando adesso, cioè non è che è scaduto, per cui, però io non posso andare delle persone per mano. Va bene? Però abbiamo CNA con partigianati. Sì. Va bene, grazie allora, grazie a tutti, grazie.